Abbiamo toccato interessi che erano lì e sui quali nessuno agiva da mezzo secolo. Il sindaco di Roma, anche in questa seconda ondata di arresti dell'indagine Mafia Capitale, continua a difendere orgogliosamente l'azione di legalità della sua giunta. Sì, lo riconosco, sono un marziano. La storia di Ignazio Marino, sindaco della Capitale, inizia con questo tormentone, lanciato dal suo avversario alemanno con intento dispregiativo, ma senza grandi risultati, visto il trionfo del medico genovese al ballottaggio. Anche se poi, a dire il vero, Marino non è mai stato amato fino in fondo né dalla città né dal suo partito. Chi le piacerebbe al posto di Marino? Maria, a me piacerebbe molto Gentiloni, però adesso fa il ministro degli esteri. E se fosse stato Gentiloni il sindaco di Roma, sono sicuro che le cose sarebbero state. Perché non ha la Panda Rossa, semplicemente. Già, il caso della Panda Rossa, con l'accusa al sindaco di aver violato la zona a traffico limitato di Roma senza mai pagare una multa. E poi le tensioni delle periferie con le rivolte anti-immigrati. O la frana che bloccò lo svincolo Cassia per più di 6 mesi, senza considerare la percezione diffusa di insicurezza e degrado. Sono orgogliosissimo di essere un marziano. Un marziano, sì, alieno anche rispetto alla cupola mafiosa rovesciata da Mondo di Mezzo, l'inchiesta dello scorso dicembre che fece immediatamente ritrovare al sindaco di Roma il sostegno di tutto il suo partito. Questa amministrazione è stata un argine ai poteri criminali. La linea dello scioglimento di questa amministrazione è la linea della mafia. Ora però i nuovi rigurgiti di Mafia Capitale hanno portato alle manette 5 tra consiglieri e assessori comunali in carica, fatto scattare arresti domiciliari fino a Ostia e nessuno può escludere il malaffare anche nel centro-sinistra. Per questo l'ipotesi di commissariare la capitale d'Italia per infiltrazioni mafiose resta sul tavolo di governo e prefettura. Ed è così che anche alcuni sostenitori del sindaco marziano si chiedono ora se non sia preferibile scegliere il male minore, far dimettere Ignazio Marino e andare a nuove elezioni, evitando così la vergogna mondiale di una grande capitale sciolta per mafia. In fact, it's cold as hell.